Patatinaikos irriconoscibili. No, ora siamo riconoscibili. Ah, sì? L'anno prima non eravamo riconoscibili, in questa sì. Ma questa caduta libera dovuta a cosa? Altre volte 5-0. Sì. Oggi 6-0, 11 gol in due partite. Io pensavo 7. 6-5-11, giusto. Non possiamo fare niente, tentiamo di migliorare, però la squadra è questa, ci impegniamo. Forse se abbiamo un po' di culo qualche punto. Addirittura, già fate affidamento al fattore C. Si può dire in forma di mare. Oppure c'è la censura. No, si può dire, si può dire. Però siete tranquilli almeno. Sì, vabbè, siamo qua a divertirci. Alla fine dobbiamo perdere come squadra. Se perdiamo sciarriandoci. Poi finché giochiamo tutti male è bello, perché io posso dire a quello che ha fatto schifo, lui lo può dire a me. Quindi è una cosa molto di cuore. Ma a parte il fattore C che manca, c'è qualcos'altro da rivedere? La forma fisica, tanto per essere un po' più tecnici. Sira da ritornare a quello di prima. È tornato Siracusa, però non è bastato. Ancora la partita con il gruppo. Ho capito. Ugo Romano a terra, immagino, non è nemmeno qui a farsi l'intervista. Ma non lo sappiamo dove, sarà scappato. È scappato. Vabbè, qui abbiamo disturbatore, inquadrato. Oh no! Va bene, Patatinaikos, dai, vi lascio andare. La prossima siamo contro. C'ho il calendario in tasca, un attimo solo. Ve lo prendo. Però mi raccomando, perché la prossima. I Coms sicuro sei? No. Dobbiamo giocare contro. Allora, quarta giornata ci sarà Patatinaikos di venerdì contro i Coms, è un derby. Tra l'altro le più deluse sono che si affrontano. Speriamo almeno di segnare in questa partita. Abbiamo fatto 11 gol e non abbiamo segnato all'ultima due. È vero, lì Vella ci deve pensare, eh? È Siracusa. Vabbè, Siracusa la sape picchi. Vabbè, ok ragazzi, alla prossima, ciao. Tutto il completo di Atletico Patetico per questa intervista, ma anche il capitano che è qui, hai visto. 6-0, vittoria perfetta possiamo dire, o no? 7-0. Mario ha detto 6. Va bene, tocca dietro. Non sono tra le doppie, no. Vabbè ragazzi, uomo, ci voleva perché vi ho visto che avete iniziato questo campionato un po' così, zoppicando. Dico, la prima partita è andata male, la seconda vi siete fatti raggiungere, stavolta ci sono. Hanno capito che devono buttare la palla, spazzare, anziché fare sto gioco del cazzo tipo Barcellona. Finalmente abbiamo vinto. Ci voleva, no? Quindi si può dire che la terza giornata inizia da oggi il vostro campionato. Io lo dico per darvi una scossa. Ma io pure lo ipotizzavo. Però dipende da voi, siete voi che non rispettate i pronostici. Perfetto. Quindi ecco. Va bene, diciamo, io ho detto inizio vittoria perfetta, ma cos'è che magari c'è ancora da rivedere? Dobbiamo essere ancora più freddi sotto porta, che si poteva fare di conto. Addirittura. Non siamo riusciti a fare. Cilano guarda il pubblico mentre gioca. Perde la palla. Non è che guarda il pubblico, guarda le ragazze del pubblico. Cilano. Come è fidanzato, dico io. Come è fidanzato? Guarda, ragazzi, non fai di prima guardare. Veramente non c'è nessuno. Forse cerca la sua, ragazzi. Mi fa che non ce l'ho, purtroppo. Non me lo. Vabbè, arrivando prima del ragazzo. E qui il capitano però deve dare una svegliata ai suoi. Niente distrazione. Se segna e si guarda il pubblico, vabbè. Va bene. Prossimo turno avete i Maribor. Che loro... Un attimo solo, che mi hai fatto una domanda alle 6. Chi sono? Vengono dalla Serie C. 3 partite, 3 sconfitte. Come reagirete voi? Ma io vi sto dicendo com'è il vostro avversario. Sicuramente vincerà il turno. Noi facciamo resuscitare. Non ci pensiamo a come giocare. Comunque, se giochiamo come abbiamo giocato oggi, si vince. Punto, giusto guardare prima voi stessi, prima di guardare l'avversario. Io non so. Mancava mio fratello oggi. È mancato, diciamo. Sentiva mancava Rocciosito. Invece di Giovanni. Cos'è? No, che l'ha definito al buon lavoro, ma lui è il terzo fratello Bent. Non sono io Bent.
Va bene, va bene, oggi siete un po' strani, non vi riconosco più. Va bene. Anche Donald da Marina, fai panini. Allora, io faccio panini, però siamo abbiamo dei cappelli, sembra dei piselli. Va bene. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao.